Il commercio nella città di Agropoli è in forte calo. A denunciare più volte questa situazione sono i commercianti. Da Palazzo di Città il primo cittadino, Adamo Coppola, risponde alle lamentele quotidiane dei commercianti chiedendo di fornire concrete proposte per organizzare un'azione mirata e sinergica che possa risollevare il trend economico. Il commercio in città è in calo. Il sindaco chiede ai commercianti proposte ecco, per risollevare questo settore. Quali le proposte da parte sua? Ma da parte mia la, la proposta che vorrei rivolgere al sindaco è quella di eh, rivolgere maggiore attenzione per questo centro questa isola pedonale che a mio avviso appare un pochino abbandonata, eh, abbandonata sicuramente da, per quanto riguarda il decoro dell'isola pedonale. Io sono una di quelle persone che crede sempre che se non arredo, la, non rendo casa mia come un salotto fondamentalmente, non, non c'è comunque eh, richiamo e quindi attrattiva da parte delle persone che vogliono anche fare una passeggiata al centro di Agropoli. Poi i commercianti devono metterci il loro, perché se il sindaco mi rende il centro eh, accogliente, eh, pieno di decoro e roba del genere, noi commercianti dobbiamo contribuire a rispettare e a controllare tutto ciò che viene fatto per il centro. Agropoli ha delle potenzialità enormi, eh, forse sfruttate poco. Quindi, per migliorare eh, il commercio, quindi eh, tutto eh, il settore del commercio, ci vuole programmazione, programmazione e disciplina. Per quanto riguarda il mio settore, ecco dove possiamo trovare le difficoltà: eh, negli abusi edilizi, eh, nelle locazioni. Molte volte abbiamo eh, difficoltà perché eh, i proprietari non curano gli immobili o comunque vogliono degli introiti non contestabili, diciamo. quindi offrono poco e vogliono tanto, quindi l'amministrazione dovrebbe, ci dovrebbe essere più controllo da parte dell'amministrazione e per le costruzioni, quindi per quanto riguarda le vendite e per l'elocazione, per, per gli immobili che vengono locati. Ma secondo me si dovrebbe un po' ampliare il turismo nelle, nelle, nei periodi primaverili e autunnali, visto che comunque abbiamo un clima abbastanza mite, però turisti ce ne sono ben pochi. Quel periodo dovremmo sfruttarlo un po' meglio, secondo me. Il sindaco mh, ha anche puntualizzato che durante le manifestazioni di punta che vengono organizzate in città i commercianti ecco, non attirano troppo l'attenzione eh, creando anche degli sconti particolari. Lei che cosa si sente di dire? Eh beh, a questo punto, secondo me, l'amministrazione dovrebbe convocare i, i commercianti e organizzare qualcosa del genere. Se, eh, sicuramente, da parte dei nostri commercianti, siamo poco uniti, però, se l'amministrazione ti convoca, io penso che il commerciante ci va. Eh, lei riscontra delle problematiche oggigiorno? Allora, secondo me, il problema è più grosso per quanto riguarda l'isola pedonale è. Eh, è stato il pagamento del parcheggio al campo Landolfi. Molta gente quest'estate si è lamentata che per restare 3-4 ore sulla, su, al parcheggio ha dovuto pagare 8-10 euro. E in più ci stanno pure queste persone che cercano soldi con la scusa della vendita dei calzini e tutto il resto. E sinceramente una famiglia che viene ad Agro per 3-4 ore a pagare 10 euro di parcheggio, l'hanno trovata un po' non tanto bella questa situazione. Allora diciamo che il settore commercio è un po' tutta Italia, è una calata soprattutto per internet. Ma indipendentemente da questo, il problema per quanto riguarda Agropoli, io personalmente ho una mia opinione. Questo negozio dove abito è l'unico negozio della piazza aperto tutte le domeniche, vi garantisco che si lavora. Il problema è che tutti eh, si lamentano perché le persone vanno nei centri commerciali. Ma perché noi agropolesi che cosa offriamo? Zero. Ad esempio, io vado al bar, ti e caio, eh, mi portano aperitivo, scusa per portare due patatine, due salatini, cioè quasi mi fanno un favore, quindi un minimo di servizio non c'è. In qualsiasi negozio si entra, si trovano musi lunghi, gente arrabbiata, tutti abbiamo i problemi, ma penso che se devi vendere devi accogliere, l'accoglienza è andata zero. Poi io personalmente posso anche dare ragione al 50% al sindaco Adamo Coppola perché è vero che i negozi non lo propongono oppure lamentarsi solo perché ci sono i cinesi, i cinesi, gli indiani, i pakistani ci stanno ovunque in tutti i paesi. Quindi sinceramente noi ci dobbiamo unire, però negli ultimi anni è capitato che tutti pensano al loro orticello, pensare solo al proprio orticello. Non va bene. Sicuramente nel momento in cui i commercianti si riuniranno, infatti una riunione sarà fatta giovedì presso il bar Hercules, ehm, sappiamo unirci, proporre che propo, propor, proposte ce ne possono essere tante e nessuna. Dobbiamo cominciare prima da noi commercianti, se non ci uniamo noi, inutile che andiamo al comune, eh, che ci dobbiamo prima conoscere noi, sapere quali sono gli obiettivi comuni per poi proporre all'amministrazione con la speranza. Non come è stato fatto a Natale, che ci hanno chiamato per fare queste varie attività insieme a coordinarci, invece poi alla fine hanno deciso tutto loro, così non si fa. Secondo lei ci sono delle problematiche che la città di Agropoli riscontra che ostacolano un po' il commercio? Le competenze. Le competenze, io penso che in tanti settori, quando uno non ha le capacità, si deve rivolgere a persone più competenti. Il commercio nella città di Agropoli è in calo. Eh, il sindaco Adamo Coppola, alla nostra ecco, richiesta eh, di dare delle spiegazioni ai commercianti, eh, ha risposto che i commercianti sanno solo lamentarsi e non sono propositivi. Quindi, a questo punto, quali sono le proposte e se ci sono delle difficoltà che riscontrate? Noi non ci sentiamo tutelati, non ci sentiamo seguiti e soprattutto. Non abbiamo un punto di riferimento costante che ci dia la possibilità di poter uh, avere un dialogo continuativo, ma parliamo di dialogo, non soltanto di ricevere istruzioni oppure di decisioni già prese, come, è successo, com, com, come spesso succede, non è successo sempre, però spesso succede questa situazione qua. Per cui noi al limite possiamo chiedere, per poterci anche sentire uh, responsabili verso noi stessi, di chiedere una persona che faccia da intermediario verso l'amministrazione che abbia una certa competenza a livello legislativo che abbia una competenza di marketing perché noi stiamo parlando di marketing di del comparto agropolese, non parliamo solo del commercio. Voi dovete fare marketing voi, non noi. Voi dovete vendere Agropoli. Noi siamo persone che lavorano tutti i giorni e abbiamo altri problemi da dover affrontare. Quindi lei sta dicendo che manca un assessore al commercio nella città di Agropoli. Chiamiamolo assessore, chiamiamolo manager, qualcuno che coordini le situazioni, perché noi prima di tutto non siamo informati su quello che succede. Il municipio, l'amministrazione, la casa comunale non è una casa di vetro. Noi non possiamo stabilire, noi facciamo delle programmazioni che vanno da sei mesi in poi, parliamo da, da persone competenti, non diciamo cose che sono frasi fatte, i, i commercianti si lamentano ed altre cose, noi abbiamo i nostri problemi, voi siete persone che venite pagate. Non è che la vostra è una missione, perché non avete dimostrato che fino adesso è stata una missione per, diciamo, di, di volontariato verso, la, verso una, una certa categoria. La categoria del commercio è stata sottovalutata, non è stata presa in considerazione negli ultimi vent'anni. È inutile che parliamo di altre cose. Noi abbiamo cercato nel tempo, da almeno per quanto mi riguarda, sono 16 anni che vivo qui ad Agropoli e quindi ho un'attività di creare sempre un'associazione, ma questa non, non è mai stata poi effettivamente creata o comunque poi creata, ma poi persa nel tempo. Quindi diciamo che in questo momento storico dove veramente ci sono tante problematiche. Al di là del fatto dei centri commerciali, della ZTL, dei parcheggi e via dicendo, è anche una questione eh, proprio di coesione tra i commercianti e appunto per questo stiamo cercando di creare eh, delle riunioni eh, anche dopo l'intervista fatta da Damo eh, E quindi speriamo insomma di riuscire a vederci e parlare di le problematiche eh, appunto dovute a una mancanza proprio di gente, una mancanza di, eh, non so come dire, anche proposte da parte del Comune. Beh, che sicuramente potrebbero essere ripristinate magari alcune delle manifestazioni più importanti che c'erano ad Agropoli, quali potrebbe essere appunto il carnevale fatto per Rioni, come era una volta, eh, io l'ho visto per, per foto più che altro, però è dai racconti delle, delle persone, eh, però almeno era coinvolta più parte di Agropoli, che non sempre, non, non sempre è così. Eh, spesso qui siamo, tra virgolette, non dimenticati, però non vengono effettuate le stesse manifestazioni che vengono fatte al centro del paese, pur essendo comunque molto centrali, cioè questa è comunque una zona abbastanza centrale, e però non sempre vengono fatte le stesse manifestazioni per poter attirare gente anche qui sotto e far vedere comunque siamo a un metro dal, dal porto, voglio dire, come al porto ad esempio sono fatte pochissime manifestazioni che andrebbe sicuramente sfruttato di più. Lo sbarco dei turchi, riprendere lo sbarco dei turchi che era una cosa meravigliosa, uh, poi quale altra manifestazione importante, vabbè uh, il Presepe Vivente, quest'anno è stato riproposto, però bisogna rivederlo in modo migliore, insomma fatto in modo Uh, più particolare, noi abbiamo anche una, una consulta comunale dove i rappresentanti poi si riuniscono dei commercianti e hanno un confronto con il comune, da un po' insomma che non, non abbiamo nessun tipo di mh, riunione, di incontro, quindi ci siamo persi un po' ma per varie situazioni, quindi insomma si spera che da adesso in poi con questo input che è stato dato si facciano nuove cose. E soprattutto ci sia l'ascolto da parte dell'amministrazione perché noi le proposte le facciamo, perlomeno noi, poi a volte entrano da una parte, escono dall'altra, quindi si spera insomma in, in, questa, in, un, in un confronto diretto e un ascolto soprattutto. Noi manterremo alta l'attenzione come emittente televisiva, eh, ascolteremo ancora i commercianti, magari dopo la riunione vedremo un attimino quello che eh, ne uscirà fuori e sicuramente nel frattempo eh, contatteremo il primo cittadino per portare eh, ecco, le proposte e i disagi insomma, che eh, i commercianti vivono giorno dopo giorno e vediamo un attimino eh, se eh, ci potrà essere questo punto di incontro e risollevare una volta per tutte o almeno provarci il commercio in città.